odio i bulli perché prima quel bullio odiava me. Tu col burrici il tuo socio, bucato tu le è. Stavo all'angolo. I pugliesi troveranno sotto l'albero un regalo inaspettato. Tre giovanissimi, poco più che ventenni, tra le province di Taranto e Brindisi pubblicano in questi giorni, proprio precedenti al Natale, un album che si chiama Eclipse. 8 brani di diverso stile e l'etichetta I Cry Baby Fame, nata a luglio, giovanissima, un po' come voi. Di che tipo di brani si tratta? È un album molto versatile, c'è un po' di tutto, è un po' per tutti. Va da una traccia più spinta, più cruda, alla traccia più romantica, alla traccia più ricercata. Insomma, ce n'è per tutti. Hai anche un nome d'arte, Saturnal. Di che genere si tratta? Chi vi rivolgete? Soprattutto ai giovani? Sì, il nostro target è quello giovanile. Principalmente il genere è quello hip hop rap. Tu che cosa hai curato? Allora, il mio compito sono le produzioni. Anche se in quest'album comunque mi sono concesso un featuring in una traccia, perché oltre alla parte della produzione musicale mi piace ogni tanto scrivere e fare comunque i miei piccoli progettini. Il beat, la sensazione, da che cosa è nata? Tentiamo di lavorare a braccetto e quindi far sposare bene la strumentale con il testo. Quindi insomma si parte con un immaginario, un qualcosa che noi vogliamo trasmettere alla gente e di conseguenza ci mettiamo al lavoro. Come i tempi impongono, l'album è già disponibile sulle piattaforme online, ma che cosa spinge un ventenne a far nascere un'etichetta discografica? Un sogno? Allora, praticamente tutto nasce dalla mia amicizia con Paolo. Noi ci conosciamo davvero da quando eravamo molto piccoli e io l'ho sempre seguito quando lui faceva musica. Durante la quarantena ho deciso di voler fare le cose sul serio, di voler alzare l'asticella, diventare più professionale e far diventare anche Paolo un professionista. Ho deciso di farmi accompagnare anche da Mero, che lo ritengo uno dei migliori produttori che abbiamo in provincia. Andare ad Amsterdam, tanti soldi per un viaggio in Africa, prendere la...